Sì, analisi perfetta. Noi abbiamo trasformato sicuramente la rabbia di Venezia, su una prestazione, secondo me, sopra le righe che hanno fatto i nostri giocatori. Quindi faccio un plauso veramente con grande stima nei loro confronti. È chiaro che oggi abbiamo messo in campo anche un'umiltà importante sotto l'aspetto del non possesso palla, che la squadra è rimasta sempre molto compatta, molto attenta alla fase difensiva, che diciamo è un qualche cosa che ci stiamo lavorando per trovare gli equilibri giusti e diciamo, tutti i meccanismi per raffinare la fase del non possesso. La squadra comunque ha dimostrato grande qualità, anche oggi grande potenzialità, quindi questo è una cosa molto molto importante per noi. Mi è piaciuto soprattutto nel momento in cui ci siamo abbassati e abbiamo lavorato per evitare le rotazioni della fase offensiva del Pescara, che oggi il Pescara sembrava una squadra normale, ma secondo me invece è una di quelle squadre che può arrivare bene anche alla fine. Quindi dobbiamo essere molto contenti di questa vittoria. È chiaro che abbiamo messo anche oggi in evidenza qualche problemino perché, come hai detto, su 2-1 insomma, si poteva un attimino di nuovo avere paura, però la squadra comunque ha reagito con rabbia e questo è un altro segnale positivo per noi. Senti, dicevi della compattezza sulla squadra fin dal primo minuto e ti chiedo anche se questo è dovuto in particolare alla nuova disposizione di questa sera con Ninkovic un po' più indietro insieme a Krunic. So che magari l'avevi proprio fatta in funzione del fatto che il Pescara era molto pericoloso sulle fasce, quindi volevi un po' cautelarti. Sì, abbiamo lavorato per cercare di togliere le fonti di gioco del Pescara. Loro partivano a impostare il gioco molto sulle fasce e cercavano sempre di indirizzare il gioco esternamente per poi riattaccare internamente e quindi secondo noi anche per caratteristiche dei giocatori che avevamo a disposizione. Oggi il lavoro migliore era quello e penso che l'hanno fatto anche con grande umiltà e grande applicazione sia da parte di Krunic che di Ninkovic, quindi complimenti a loro. In vista di Salerno, mister, come si presenta adesso l'Empoli dopo questo successo? Se ci sarà anche probabilmente qualche cambio, visti i tempi stretti per la partita di sabato? Adesso dobbiamo valutare in settimana, dobbiamo valutare in settimana sia diciamo, l'aspetto fisico dei giocatori, vediamo un po' chi è che recupera e che non recupera, poi dobbiamo vedere un attimino anche la Salernitana, che tipologia di lavoro bisogna fare, però l'importante è che abbiamo la squadra diciamo, disponibile al sacrificio e poi la qualità secondo me per far bene anche a Salerno ce l'abbiamo. Mister, si dice il calcio vive di episodi e così è perché oggi praticamente l'Empoli poteva andare sul 3-0 e probabilmente congelare la partita e poi è arrivato il gol del Pescara. In quel frangente, proprio in quei momenti, stavi per effettuare un cambio, no? E stavamo vedendo ai bordi del campo sec. Cosa è successo in quel frangente, in quella Beh, situazione? è successo che praticamente dovevamo fare un cambio per cercare di essere un po' più attenti proprio sul lato sinistro, quindi volevo inserire lui, diciamo, per dare un po' più copertura in quella situazione lì, invece poi ho optato per un'altra cosa perché ho voluto vedere anche la risposta della squadra a questa situazione, perché secondo me, per far crescere la squadra bisogna che va a migliorare proprio sotto questi aspetti qua. Lì si prende gol, bisogna serrare le fila e bisogna rimettersi con più cattiveria, nel riprendere in mano la partita. Nonostante che il Pescara si era giustamente ricaricato da quella situazione e l'hanno fatto molto molto bene. Sono piccoli segnali, insomma, che poi ci servono per il futuro a noi e quindi niente, tutto qua.